Ciao e benvenuti a questa puntata del podcast del credito. Siamo qui celeri a commentare e a darvi istruzioni immediate su quelle che è l'applicazione e l'aggiornamento relativo al decreto liquidità e tutte le misure relative al fondo di garanzia. Sono come al solito insieme a Luca Martini e Andrea Camisassa che saluto e immediatamente vi lascio con questo promemoria. Iscrivetevi al canale, ho visto che già in tanti vi state iscrivendo per essere aggiornati, e questo è la puntata di oggi, è proprio un aggiornamento al 15 di aprile 2020 sulle misure applicative del decreto liquidità dopo lo sblocco da parte della Commissione Europea di cui stavamo aspettando appunto il nulla osta. Quindi oggi parlerà di questa cosa Luca Martini, e prima di lasciare la parola a Luca dall'altra parte del video direttamente da Milano, vi ricordo a tutti di iscrivervi appunto iscrivervi al canale Podcast del Credito del Club del Credito per rimanere aggiornati e avere tutte le informazioni. Buongiorno a tutti. Passiamo direttamente alle slide, così facciamo un riassunto rapido di quelli che sono stati i contenuti del decreto liquidità, con alcune correzioni e alcuni rimandi proprio all'operatività stretta. Andiamo a vedere in buona sostanza, qui abbiamo già, anticipiamo in qualche modo una valutazione di sintesi. Innanzitutto la più doverosa è questa, è che la parola liquidità merita una precisazione. Perché? Perché la liquidità è sempre comunque ragionata e riferita al fatto che le aziende si indebitino in maniera agevolata grazie alle garanzie dello Stato. Quindi lo Stato non è che immette liquidità, immette crediti di firma, garanzie a supporto dell'accesso al credito per le aziende. Anticipo anche che il decreto liquidità che tratteremo in questo podcast è relativo al fondo di garanzia e non all'articolo 1 che fa riferimento a SACE. Perché? Perché SACE innanzitutto è trattato in un podcast dedicato che già potete consultare, e in secondo luogo perché soprattutto per le PMI SACE è uno strumento, una misura che raramente potrà essere messa a terra, in quanto prima di accedere a questa forma di garanzia bisognerà esaurire i 5 milioni di plafond di garanzie che il fondo mette a disposizione delle aziende. Quindi, come dire, ce n'è di spazio prima di utilizzare, di esaurire il fondo di garanzia. Rispetto a quest'ultimo, e quindi all'articolo 13, poi andremo a vedere tutte le novità. Quello che vi devo subito anticipare qual è? È che grazie al decreto liquidità si sono elevate diffusamente fino al 100% le garanzie pubbliche a supporto dell'accesso al credito delle imprese. Rimangono però dei punti di luce e ombra, no? La luce qual è? Beh, innanzitutto che per le microimprese diciamo che lo Stato mette a disposizione fino a 25 mila euro garantiti al 100%, ok? E per le microimprese 25 mila euro potrebbero rappresentare un intervento interessante. L'altro aspetto positivo è che il fondo non è più precluso a quelle aziende che hanno più di 250 dipendenti. Il nuovo limite è 499, quindi molte mid-cap, si chiamano così in bancarese, possono accedere al fondo, e ricordiamolo, possono accedervi in maniera gratuita, come tutte le altre PMI. Il punto dolente, secondo me, ma ormai è, come dire, è valutazione comune di chi lavora in questo settore, è che rimane scoperto il nervo delle delibere. In che senso? Che rimane una quota di assunzione di rischio che è il sistema bancario o il sistema dei confidi che si deve assumere. La domanda vera qual è? Se lo vorrà assumere? E se sì, in che tempi? Cioè, concretamente, le delibere di fido in questo contesto dove molte aziende fanno la corsa ad ottenere questi finanziamenti, sarà rapida? È una bella domanda, ma una domanda importantissima. Le slide sono aggiornate al 15 di aprile, quindi scontano che cosa?
il fatto che la Commissione europea ha dato il nulla osta a queste misure. E quindi rispetto all'altro ieri, rispetto al precedente podcast, ciò di cui parleremo oggi è integralmente operativo. Che ne dica magari la vostra banca che vi dice no, sto ancora aspettando la circolare, qui vige il decreto. Quindi quantomeno presentare la pratica oggi è fattibilissimo. Si può immediatamente realizzare ciò che come dire, l'azienda vuole ottenere. Se passiamo alla slide successiva, entriamo un po' più nel merito dei contenuti. Benissimo, andiamo a vedere che cosa. 25.000 euro, ormai ne discutono tutti praticamente. Cosa sono? Sono dei denari garantiti al 100%, ma 25.000 euro non è per tutti, è fino a 25.000 euro. Poi lo vedremo un po' più nello specifico. E qui andiamo a vedere le precisazioni che vi avevo detto prima. Attenzione che queste misure scontano il fatto che le banche vogliano assumersi questo rischio residuo, quello non coperto dalle garanzie. E quanto saranno avversi al rischio questi soggetti? Punto di domanda. Non lo so. Onestamente, Andrea, ne parlavo prima con Andrea, già mi stava ventilando il fatto che molti gestori di banca, probabilmente perché indirizzati dall'alto, si stanno orientando per tutte quelle misure dove la garanzia è al 100%. Però mistificando un po', come dire, i contenuti del decreto, perché non sanno ancora che per arrivare al 100% i casi sono solo due. Mi becco i 25.000 euro come massimale, e allora lì diciamo la pratica è tranquilla, oppure ottengo il 90% di garanzie pubbliche più il 10% di garanzie dei confidi. I confidi sono dei soggetti un po' strani, nel senso che per quanto ce ne siano tanti in Italia, i consorzi di garanzia, molti di questi non sono operativi perché sono finanziariamente, patrimonialmente messi talmente male da non operare sostanzialmente. Quei pochi che sono ancora operativi probabilmente si ritroveranno una valanga di richieste e non so fino a che punto, grazie ai loro conti, potranno sostenere un'assunzione di rischio così diffusa, visto anche la potenziale concentrazione di domande su di loro. L'altro aspetto è le tempistiche. Fino all'altro ieri, per ottenere una delibera di fido, molte aziende aspettavano 2 o 3 mesi. Adesso come adesso, non lo so se aspetteranno di meno, visto e considerando che i bancari operano generalmente in smart working, sono già oberati di tutte le pratiche di richiesta moratoria, verosimilmente saranno oberate delle richieste dei 25.000 euro per le operazioni più sostanziose e che sono risolutive per quelle aziende che non sono micro, ok? Beh, lì non so quanto saranno i tempi da aspettare per l'azienda, per avere il denaro sul conto corrente. Possiamo già passare alla slide successiva? E vedere nel dettaglio alcune particolarità. Queste misure, la prima è questa, queste misure sono estese fino a fine 2020. Nel decreto Cura Italia l'estensione era fino al 17 di dicembre, c'è stato un piccolo upgrade, ok? Dopo questa data, se non cambia la legge, se il legislatore non interviene, si tornerà al passato, ok? Sul nostro sito ci sono tutte le istruzioni, tutti i dettagli, tutte le spiegazioni. Quindi oggi stiamo parlando comunque di una misura temporanea. I beneficiari, l'abbiamo detto prima, non sono solo le PMI classiche, ma vengono ricompresi anche quei soggetti che hanno dipendenti fino a 499 unità. Vuol dire veramente estendere lo strumento del fondo a un'ampia platea di aziende. Questo è veramente una cosa molto positiva del decreto liquidità. Criteri di accessibilità, anche questo è un aspetto importante. Fino al decreto Cura Italia, dove sostanzialmente i criteri di valutazione del fondo erano già stati, come dire, tagliati, decurtati,
perché si era escluso dall'analisi il dato andamentale, la centrale rischi Banca d'Italia, le SIC, eccetera. Con il decreto liquidità, il fondo viene totalmente spogliato dalla discrezionalità di assegnare le garanzie. Cosa vuol dire in buona sostanza? Che i criteri di accesso alle garanzie per tutte le aziende di cui abbiamo detto prima sono sostanzialmente due: che non siano segnalati a sofferenza, ok? Oggi, quando chiedono il finanziamento, e che al 31 gennaio del 2020 non avessero crediti deteriorati, non performing exposure, quindi situazioni di utilizzo dei fidi non particolarmente negative, in buona sostanza. Qui c'è da fare una riflessione importante però, perché se da una parte il fondo dice io voglio togliere il più possibile tutti quei paletti che precedentemente mettevo affinché garantissi solo le aziende, diciamo, più meritevoli, ok? Se da una parte vengono tolti i filtri sul fronte rilascio garanzie, dall'altra non vengono tolti i filtri del sistema bancario e del sistema confidi. Cosa significa in concreto? Che anche qui ci dobbiamo porre una domanda. Ma siamo sicuri che le banche, a differenza del fondo, se ne infischieranno della presenza o meno di crediti deteriorati successivi alla data del 31 gennaio 2020? Io la domanda me la sono posta e sommessamente mi sono anche dato una risposta. Verosimilmente no, non è vero che ignoreranno questo aspetto, ok? Perché? Perché per loro c'è un'implicazione importante di accantonamento maggiore di riserve se io finanzio un soggetto di questo tipo. Un altro intervento interessantissimo, diciamo che però non genera maggior accesso al credito per le imprese, ma semplicemente tutela il sistema bancario, ed è una buona cosa, lo devo dire, è quello di attivare le garanzie retroattivamente. Cioè, purché le linee in questione siano state perfezionate dopo il 31 gennaio del 2020, a questa condizione tutte queste linee saranno garantite dal fondo, ok, nonostante non era ancora in vigore il decreto in questione. Ok? Quindi di fatto viene mitigata l'assunzione di rischio delle banche anche su finanziamenti recenti che non avevano sfruttato queste maggiori garanzie. Luca, quindi in sostanza da un punto di vista centrale, quindi di provvedimento governativo, si sono allargate le maglie e l'accesso a queste forme di garanzie che il fondo concede, ma si è passata praticamente la patata al sistema bancario, alla banca, che comunque dovrà inevitabilmente valutare il merito del credito anche in presenza di queste situazioni poco piacevoli al sistema, no? Di valutazione. Quindi la patata in realtà ce l'ha la banca. L'invito che vi faccio, e questo magari lo spiegherà anche Andrea, di come approcciarsi concretamente nella presentazione della domanda. Non date per scontato che questo tsunami di garanzie, escluso il caso del 100%, naturalmente, dove la banca è, come dire, un passadenari, diciamo così, non deve fare particolari valutazioni, ma quando la garanzia non è al 100%, la banca, dovete immaginarvi che debba affrontare un rischio che non è più quello normale, ma è un rischio sistemico importante. Quindi, se fino all'altro ieri una garanzia dell'80% poteva veramente fare la differenza, concretamente, oggi questo potere mitigante viene fortemente diluito da un rischio sistemico che sostanzialmente è estraneo alla singolarità dell'azienda che chiede la garanzia. Quindi, verosimilmente, le banche procederanno nell'orientarsi il più possibile su garanzie maggiori, che però, lo vedremo dopo, hanno dei limiti, dei vincoli e delle particolarità che non sempre si concilieranno con le esigenze di tutti, di aziende, confidi e banche stesse. Quindi, per sintetizzarla, non è tutto oro quel che luccica, bisogna un po' leggere nel dettaglio questi aspetti.
e non dare per scontato che queste garanzie significano apertura di rubinetti da parte del sistema bancario, per nulla. Certamente, adesso sei passato all'altra slide, sto vedendo, un altro aspetto da ricordare, e qui è favorevole in maniera assoluta per le aziende, è questo, è che le garanzie sono gratuite. Ricordiamocelo, fino a fine 2020, quando lo Stato vi rilascia le garanzie, non importa in che percentuali, non importa in che quantità, tale agevolazione è assolutamente gratuita. Prima si pagava, ok? Prima del decreto Cura Italia si pagava, e a volte anche tanto, a seconda delle varie casistiche, della durata del finanziamento, della tipologia, eccetera, eccetera, non mi dilungo. L'altro aspetto importante, l'abbiamo anticipato prima, è che il plafond passa da 2 milioni e mezzo a 5 milioni, viene sostanzialmente raddoppiato, ok? Qui c'è una formula aggiuntiva di strumento, ma lo vedremo dopo. La moratoria su linee già garantite dal fondo viene estesa in automatico, ma qui il tema non è la liquidità, si parla di operazioni precedenti, però è una misura contenuta nel decreto. Il mancato perfezionamento della garanzia, qui si parla sul fronte banche, non implica un costo per la banca, quindi c'è un'ulteriore agevolazione, viene creata, potenziata la snellezza, diciamo, dei processi di accesso alle garanzie. Ma andando alla prossima slide, vediamo nel concreto quali sono le misure. Benissimo. Qui confrontiamoci, perché è importante, come dire, cercare di illuminare le soluzioni di garanzia il più possibile. Le imprese o un bancario, se ci ascolta, avesse ben chiare queste particolarità, questi strumenti, diciamo così. È stato diviso per colonna ed è in maniera crescente, vediamo nella seconda e terza riga, in maniera crescente in termini percentuali di garanzie. Oggi, immediata fruibilità, oggi tutti questi strumenti sono utilizzabili, ok? Quindi non bisogna più aspettare nulla osta, decreti, Commissione Europea, basta, si possono realizzare. La prima colonna ha delle particolarità, andiamola a vedere. La garanzia diretta, che cos'è? È il fondo che garantisce la banca che eroga il finanziamento. La riassicurazione, che cos'è? Il fondo che garantisce i Confidi, che a sua volta garantisce la banca che eroga. Fatta questa distinzione, stiamo parlando di una misura che cancella tutto il passato, tutti i criteri e le logiche del passato, e oggi, indistintamente, su tutti i finanziamenti, a prescindere dalla durata, a prescindere se sono a supporto del circolante o per investimento, a prescindere dalla rischiosità dell'azienda, perché la vecchia procedura prevedeva anche questa discriminante, tutte le aziende su tutte le operazioni hanno diritto a una garanzia diretta dell'80% e nel caso delle riassicurazioni del 90%, ma qui cosa significa? Che il fondo garantisce fino al 90% l'assunzione di rischio del Confidi, a patto che il Confidi non si assuma a sua volta più dell'80%. Non voglio complicare troppo il discorso. Il ragionamento però è che viene dato potenziata la capacità del fondo indistintamente di garantire tutta l'operatività. Questo è un ottimo strumento, voglio dire, perché è snello, non ha particolari vincoli, è gratuito, è esteso a tutte le imprese. Ha però il limite che dicevamo prima, 80%. Vuol dire che qualcuno, la banca, si deve assumere quel 20% rimanente. Se passiamo alla seconda colonna, dove l'asticella viene ulteriormente alzata o abbassata a seconda dei punti di vista, qua la garanzia passa al 90%. Ok? 90%. Ottima soluzione, però con dei se e con dei ma. E quali sono? Il fatto che la durata massima del finanziamento non deve superare i 72 mesi. Su durate ulteriori, più lunghe, bisogna tornare all'80% di massimo,
ok? Tutte le altre misure sono fino a 72 mesi. Altro aspetto, riassicurazione al 100%. È una partita di giro, non ha alcun senso. Se io garantisco un Confidi fino al mio fondo, fino al 100%, e a mia volta io Confidi posso garantire, per avere il 100% di garanzia, al massimo il 90%, è evidente che a quel punto il Confidi non serve più, perché io passo direttamente alla garanzia diretta. Okay? In questo caso il Confidi non ha alcun ruolo sostanziale. L'aspetto veramente importante da evidenziare però qual è? È questo, che per accedere a questa percentuale di garanzia fino al 90%, devo rispettare il massimo di questi limiti, che sono: il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi del 2019, punto 1. Punto 2. Non può superare il 200% del costo del personale del 2019. E punto 3, non può superare i fabbisogni stimati, fabbisogni di circolante o di investimento, a 18 mesi per le PMI e a 12 per tutti quei soggetti che sono, grazie al decreto, rientrati nell'operatività del fondo. Questo è un aspetto fondamentale perché crea comunque sostanzialmente un limite in valori assoluti del fondo e, magari ce lo spiegherà meglio Andrea, lascia comunque all'azienda l'onere di predisporre un'autocertificazione in relazione al terzo vincolo, i fabbisogni prospettici a 18-12 mesi, dove ci si assume una responsabilità. Credo che questo riepilogo sia fondamentale per fare delle chiarezze, perché non vuole essere un modo per complicare le cose, ma vuol dire che ci sono diverse soluzioni a portata di mano. Ieri parlavo con un'impresa e classicamente tutti oggi mirano come obiettivo ad avere un preammortamento, ad esempio. Se noi leggiamo questo schema, è chiaro che il preammortamento non è direttamente previsto dal decreto legge, salvo un caso specifico, oppure ha interesse fare un'operazione di 84 mesi. Perfetto, allora devo calibrarla tenendo conto che la soluzione sarà quella che la banca otterrà l'80%. Cioè, bisogna sempre trovare quello che è il giusto equilibrio tra le esigenze di un'azienda e le esigenze della banca. Nella fattispecie, per rispondere alla domanda di Luca, ecco qui, viene fuori che l'azienda ha la possibilità di capitalizzare al massimo una sua esigenza attraverso, qua la chiamano autocertificazione, ma direi sostanzialmente una sorta di piano industriale con un caso, diciamo, più prudente, tenendo conto che ci sono stati questi mesi un po' particolari, e specularmente quello che è un fabbisogno di carattere finanziario sulla base di queste durate, 18-12 mesi, ma almeno 24 mesi, anche se forse oggi è un po' difficile. Ma questo consente all'azienda innanzitutto di presentarsi, secondo me, in modo un po' più strutturato per fare una richiesta, ma eventualmente di fare anche una richiesta maggiore, perché si va a cogliere sostanzialmente il massimo di tre indicatori. E a libera discrezione definire quello che è il fabbisogno. È chiaro che bisogna stabilire delle logiche, dei criteri, dei casi, peggiorativi, sulla base anche di una storicità, se è possibile, perché comunque la storia a volte è una minima base di riferimento, soprattutto in questo frangente, perché il periodo che va da marzo fino a maggio sicuramente è un periodo un po' particolare. Premesso che in questa casistica particolare, come invece viene richiesto per le altre due successive che commenterà Luca, non si parla di un'autocertificazione per i dati, semplicemente un'autocertificazione legata a quello che è il fabbisogno di carattere finanziario. Importante, perché fino adesso noi di danni da Covid non ne abbiamo proprio parlato. Quindi stiamo parlando tendenzialmente di strumenti destinati a qualsiasi azienda che rientri nei requisiti che abbiamo detto precedentemente, senza se e senza ma, salvo le condizioni che abbiamo illustrato.
Adesso passiamo invece alle altre due misure, agli altri due strumenti che hanno come condizione, affronto subito questo primo argomento, l'autocertificazione COVID. Io l'ho chiamata così, ma sostanzialmente un'autocertificazione dove l'azienda dice: io ho subito danni a fronte della pandemia. Qui però c'è da fare una attenta valutazione del concetto di danno. Perché? Perché se fino al decreto Cura Italia si poteva identificare come danno da COVID il concetto di diminuzione di fatturato / problemi di liquidità, nel decreto liquidità non viene puntualizzato questo aspetto. Quindi il danno da COVID può essere esteso. Faccio un esempio banale, io potrei aver avuto un danno da COVID perché tutte le mie aspettative di aumento di fatturato rispetto all'anno precedente non si sono verificate, oppure ho avuto ho dovuto fare investimenti per lo smart working, ok? Siccome i miei dipendenti li ho dovuti far lavorare da casa, gli ho voluto dare un tablet, ho speso 5.000 euro di tablet, di computer, sto inventando naturalmente, sto improvvisando, ma il concetto è non strettamente legato alle dinamiche comparative di fatturato con l'anno precedente, il 2019, o di liquidità. Quindi attenzione a questo concetto, come attenzione che quando valutate questo concetto, state attenti che comunque vi assumete una responsabilità nell'autocertificazione. Cioè se l'azienda realmente non ha avuto nessun tipo di impatto, nessun tipo di danno, è evidente che questi due strumenti che stiamo per descrivere non vi riguardano, salvo che non vi vogliate assumere responsabilità anche di tipo penale. Ok? Andiamo a vederle. Andiamo a toccare finalmente i 25.000 euro. Benissimo. Garantiti al 100%, ok? Ma fino a 72 mesi, oltre il finanziamento, non può andare come durata. C'è però un vincolo fondamentale che non esiste da nessun'altra parte. La banca, quando vi dà questi denari, lo deve fare attraverso un finanziamento che abbia come minimo, 24 mesi di preammortamento, ovvero 24 mesi dove andrete a pagare solo gli interessi. Ok? È un ottimo strumento, ok? C'è un aspetto in più, che il tasso di interesse è già, stabilito nei criteri di misurazione. Vuol dire che oggi, come oggi, l'aspettativa è questa, che il tasso di interesse su questi 25.000 euro sia orientativamente oscillante fra l'1 e il 2%. Quindi sicuramente un tasso molto più basso di quello che vedremo nelle altre casistiche, sia per soggetti danneggiati da COVID, sia per le altre due che abbiamo appena descritto. Vincoli. I 25.000 euro non sono per tutti, ma per tutti quei soggetti che abbiano avuto nel 2019 ricavi pari o superiori a 100.000 euro. Se il mio fatturato è stato di 50.000, io potrò accedere al massimo a 12.500 euro, che sia chiaro, ok? Che sia chiaro. Un'altra condizione fondamentale che accomuna questo intervento, e l'ultimo che andremo a vedere, è che sia un nuovo finanziamento. Cosa concretamente vuol dire? Significa che la banca non può darvi 25.000 euro con una mano e poi dirvi: con questi 25.000 euro mi estingui il fido di cassa che stai utilizzando per 25.000. È il decreto che lo esplicita. Ok? È fondamentale. È chiaro, c'è attualmente una corsa, ok, ad operare. Noi a riguardo, lo farà Andrea questo podcast, andremo a vedere proprio il modulo da utilizzare, da compilare e tutte, tra virgolette, quelle insidie, quelle dettagli che l'azienda deve, conoscere per la compilazione stessa. Ecco Luca, volevo solo spendere una parola per dire che cosa. Beh, chiaramente questa è la, soluzione più abbottonata, perché blindata su tanti fronti,
e chiaramente indirizzata a tutelare il piccolo esercente, colui che ha un'attività, come dire, che probabilmente è stata chiusa per decreto, che non ha esigenze finanziarie così consistenti. L'altro giorno mi ha chiamato un ragazzo che di fatto gli avevano chiuso l'attività, un bar, ovviamente la sua esigenza oscillava in quelli che erano i range previsti da questa casistica. Diciamo che da un certo punto di vista, se abbiamo anche detto che le delibere terranno conto di altri elementi, però la banca sa già di fatto preimpostare un'operazione, nel senso che i connotati sono sostanzialmente quelli. La variabile qui è verificare il fatturato per decidere se sono 25.000 euro o poco di meno. Poi i tassi, si gioca una partita abbastanza semplice. Quindi qua sarà un po' la corsa, come dire, all'oro da parte dei più piccolini, ecco. Perché il resto invece si entra nel novero della discrezionalità dell'istituto di credito che più o meno può in qualche modo difendersi o sui preammortamenti, se deliberarli o meno, sui tassi ovviamente e sul, come dire, su un importo stesso che va a giustificarsi poi a fronte di parametri leggermente diversi. Ecco. E tra l'altro un'altra particolarità importantissima a tutela dell'azienda che a volte si dà per scontata, come hai citato tu, che sia un nuovo finanziamento. Cioè se io ho un debito come banca, con quell'esercente, in realtà non è che uso questo pretesto per consolidarlo e acquisire una garanzia. Deve essere proprio un incremento di rischio a tutti gli effetti, un impiego in più che la banca deve effettuare nei confronti di questo soggetto. Ci mancherebbe, altrimenti in realtà non vado incontro a quelle che sono poi le esigenze, diciamo un po', dell'economia. Assolutamente. Sarebbe il decreto liquidità per le banche e non per le aziende. Beh, sicuramente è anche da riflettere, vabbè, a parte la questione relativa al tasso calmierato e tenere sott'occhio quelle che possono essere le commissioni collaterali alla delibera di questi finanziamenti a 25.000 euro, ma anche le tempistiche, cioè una definizione del tempo entro il quale questa erogazione debba avvenire. Da questo schema, Luca, confermami, non ne abbiamo indicazione dal decreto. Dice, guarda, la banca deve deliberare entro 5 giorni, 7 giorni. Si parla di paesi nel mondo che hanno erogato nell'arco di 48 ore, una settimana, questione anche di poche ore, ma in Italia non è così. Perciò anche qui non abbiamo il limite temporale entro il quale l'istituto debba rimanere per l'erogazione, non tanto per la delibera, ma proprio per far avere i soldi sul conto corrente. Non c'è una prescrizione. Ecco, abbiamo però una certezza che il fondo su questa casistica qua anche non deve aspettare la delibera. Quindi se vogliamo comunque un termine tecnico di vantaggio c'è, perché tra presentare la domanda, tutta la documentazione correlata, fare in modo che la pratica venga assegnata a un comitato. Oggi il fondo consente di deliberare, ci sono due comitati a settimana, quindi rispetto a prima che ce n'era solo uno. Ecco, però c'è. Non si perdono ulteriori 7-10 giorni. Quello è un ulteriore vantaggio. Poi, se la banca vorrà predisporre posizioni automatiche o semiautomatiche, lo vedremo col passare dei giorni. L'ultimo strumento interessante, probabilmente solo sulla carta, perché cosa prevede? Anche questo è condizionato al danno da Covid, eh? È proprio nell'ultima riga la nota, però è uno strumento che prevede una garanzia per la banca pari al 100%. Ma composta per il 90 dalle garanzie del fondo e dal 10 dalle garanzie del Confidi. Abbiamo detto prima però, non tutti i Confidi sono uguali, ok? La garanzia di un Confidi A potrebbe avere un peso, una rilevanza molto diversa da un'altra garanzia paritetica di un soggetto magari patrimonialmente più fragile, ok? Un altro aspetto fondamentale è questo. Ricordatevi, in questo caso ci sarà una doppia delibera, perché sia la banca sia il Confidi dovranno stabilire se l'operazione è sostenibile o meno.
non dico che si raddoppiano i tempi, però il rischio di ulteriori lungaggini c'è tutto. E soprattutto il Confidi qua non è garantito da nessuno. Quindi è lui che ha il, come dire, il cerino in mano. E stando la fragilità media di questi soggetti, non so fino a che punto questa misura possa, come dire, avere un riscontro importante. Ok, se ce l'avrà, l'avrà solo su Confidi solidi, ben strutturati, ma questi ultimi, se devono concentrare tutte le operazioni di questo tipo, non so fino a che punto potranno assistere tutta la platea di aziende che la vorranno sfruttare. Ci sono anche qui dei limiti, l'abbiamo detto prima, le operazioni devono essere sino a 72 mesi, ma soprattutto ci sono dei vincoli dimensionali, che sono: il finanziamento non deve superare il 25% dei ricavi del 2019, è destinato ad aziende che abbiano avuto nel 2019 ricavi massimi fino a 3,2 milioni. Se vado oltre, questa misura mi esclude a priori. Se invece arrivo ai 3 milioni e 2, ok, calcolando questa percentuale del 25%, viene da sé che posso accedere al massimo a 800.000 euro di finanziamento. Nota positiva, anche in questo caso si deve trattare di un nuovo finanziamento. Quindi questi potenziali 800.000 euro non devono servire a sistemare pendenze, sistemare, consolidare fidi presso la banca che me li ha erogati. Okay? C'è proprio una specifica tecnica che regola anche come si va a capire se e come si tratta di un nuovo finanziamento. Quindi è molto importante, ha solo, ribadisco, questa spada di Damocle relativa all'intervento del Confidi. L'abbiamo visto prima, tengo solo a evidenziarlo, non ci sono vincoli di tasso di interesse. In un contesto così ad elevato rischio sistemico è molto probabile che, nonostante queste importanti iniezioni di garanzie, i tassi di interesse, a maggior ragione se relativi a finanziamenti di lunga durata, saranno probabilmente molto più alti rispetto a prima della pandemia. Questa è una mia considerazione personalissima, spero di essere smentito. Beh, andremo a verificare l'applicazione dei tassi. Assolutamente. A maggior ragione vi evidenzio che se effettivamente siete stati colpiti dalla pandemia, dalle conseguenze della pandemia, sarebbe molto importante che voi cerchiate con la banca di trattare su una fase di prefinanziamento, ok? E che il finanziamento stesso poi abbia una durata il più lunga possibile, nel limite dei vincoli dei vari interventi. Perché è solo così che potrete, come dire, ammortizzare dei danni concentrati temporalmente, ma di intensità in alcuni casi piuttosto importante. Ok? Io qua chiudo, queste sono note autoesplicative rispetto a SACE, ne abbiamo già parlato poc'anzi, ricordatevi, è una misura interessante, ma sostanzialmente prima è rivolta alle grandi imprese. E per le piccole o le mid cap prima bisogna, come dire, utilizzare completamente il plafond del fondo, che a prescindere è uno strumento sicuramente più snello, più economico, più efficace rispetto a SACE, che ha dei problemi, dei limiti più che dei problemi, diciamo così. Abbiamo finito. Direi che è stato un riassunto, un quadro sinottico perfetto la slide che abbiamo avuto a schermo per svariati minuti, in cui abbiamo spiegato punto per punto e fascia per fascia i termini e l'applicazione della norma. Grazie anche ad Andrea, che è intervenuto anche sotto un aspetto di quesiti che possono emergere, no, nell'interpretare e nell'accedere a queste misure. Visto che il ruolo delle banche e dei Confidi riguarderà la stragrande maggioranza delle operazioni e che quindi sarà fondamentale il processo di delibera, vi evidenzio verosimilmente la necessità di chiudere il prima possibile il bilancio del 2019. Ok? Perché se dobbiamo passare per banche e Confidi al fine di accedere alla liquidità che ci serve,
non possiamo pensare che adesso, ad aprile del 2020, la banca vi valuti con i bilanci relativi al 2018, ok? Quindi, nella peggiore delle ipotesi, un bilancino verosimile, ben strutturato, eccetera, eccetera, ma nella migliore, depositate il bilancio, per chi deposita i bilanci. Bene, un'ottima raccomandazione in chiusura, non ultima per importanza, ma direi importantissima. Quindi chiudiamo qui questa puntata del podcast. Vi ricordo, iscrivetevi subito al canale del podcast del credito, seguiteci sui nostri canali Facebook, LinkedIn, dove siete aggiornati, dove pubblichiamo anche altre informazioni scritte. E preparatevi perché prossima puntata parleremo di come compilare specificatamente il modulo per l'accesso ai 25.000 euro insieme ad Andrea Camisassa. Un saluto dalle Marche da Stefano. Ciao Andrea, ciao. Buona giornata a tutti.